È difficile che un paziente chieda di poter fare marcia indietro. Io dico, non voglio essere immodesto, ma difficile nelle mie mani perché non mi è quasi mai capitato di spingere una paziente o un paziente a fare qualcosa che non desiderasse veramente. Desiderare veramente vuol dire in qualche modo in pochi minuti fare breccia nella mente di un paziente e se un chirurgo serio lo ritiene, piuttosto tornare a fare breccia in un'occasione successiva se c'è qualche convinzione che ancora viene a mancare. Fare marcia indietro, dal mio punto di vista, vuol dire in qualche modo aver capito male un paziente. Non esistono marce indietro nelle mani di pazienti seri determinate dal fatto che un paziente dica rivoglio il naso di prima, o che una paziente dica rivoglio le mammelle di prima, oppure dica rivoglio la mia faccia cadente meno su di prima. Le marce indietro ci sono se il risultato raggiunto è molto differente da quello appagante che il paziente si immaginava. E allora in qualche modo un paziente può fare richiamo al fatto della sua situazione precedente, magari più povera ma senza errori. Ma però devo dire che da capo la presenza del chirurgo serio e la capacità di interloquire col proprio paziente è fondamentale per non trovarsi in situazioni di marcia indietro, tantomeno per quelle che l'utenza può pensare alle più facili riguardanti per esempio le mammelle. È difficile che una paziente si svegli con delle mammelle più grosse di quello che ha chiesto di ottenere, che il chirurgo scrupoloso avrà notato quali sono i desideri della paziente. Devo dire che piuttosto in questo caso succede un fenomeno a rovescio, come dire, è spesso abbastanza frequente che una paziente a un mese, 2 mesi dall'intervento, molto gratificata dal volume raggiunto, dalla naturalezza del proprio seno, a questo punto si parametri sul seno nuovo e dica scherzosamente che tutto sommato, se ci avesse pensato bene, in fase primaria avrebbe chiesto addirittura qualcosa di più, ma è facile dirlo dopo. Molto più difficile dirlo prima, in cui se l'aumento fosse stato eccessivo, probabilmente quella paziente sarebbe stata imbarazzata per settimane e settimane.